La promessa del vicepresidente del Consiglio Walter Veltroni, si è aperta la 53esima mostra del cinema di Venezia. Pochi abiti da sera, atmosfera informale, un film americano, due miti di Hollywood e una gloria nazionale per la sera della prima. Sentiamo Silvia Mauro. Gran parata di stelle e tanta gente per inaugurare la 53esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Mentre vi parliamo è in corso la proiezione del film d'apertura, Sleepers, e uno dei suoi protagonisti, il primo leone d'oro alla carriera, è Dustin Hoffman. La mostra glielo segna in anticipo questa sera, mentre il dietro le quinte del festival sorprende un altro leone d'oro, Vittorio Gassman, insieme al politico più cinefil che l'Italia abbia mai avuto, il vicepresidente del Consiglio Veltroni. Sfrecciano intanto gli altri protagonisti, Robert De Niro, Kevin Bacon, il regista Levinson che li ha voluti per il suo Sleepers, durissima denuncia degli orrori che fino agli anni 60 si consumavano nei riformatori americani. La storia, tratta dall'omonimo bestseller di sapore autobiografico dell'italo-americano Lorenzo Carcaterra, racconta di un gruppo di ragazzini che dal magma metropolitano e crudele del quartiere newyorkese in cui vivono passano all'inferno di una casa di correzione. Kevin Bacon è il loro aguzzino, la guardia carceraria pedofile sanguinaria contro cui, una volta adulti, si consumerà la vendetta. E c'è, ma passa per le aule del tribunale, la vendetta raffinata di Brad Pitt, uno degli ex piccoli detenuti, come il terribile dramma etico di padre Bobby, alias De Niro, sacerdote costretto a mentire pur di salvare il futuro dei suoi ragazzi. Dustin Hoffman è l'avvocato frustato e imbroglione che nella loro difesa troverà il riscatto, e Vittorio Gassman un piccolo boss mafioso. Ed è belli vederli insieme, i due leoni d'oro alla carriera, così come è stato bello per loro lavorare insieme. Dustin è, vabbè, a parte l'attore che è inutile parlarne, però è un uomo molto simpatico e pieno di humor. Effettivamente ci siamo divertiti così, improvvisando un po', giocando un po'. C'è stata una grande, immediata simpatia tra noi, ci siamo piaciuti subito, c'è qualcosa di molto giovane in Vittorio, mi ha fatto ripensare ai tempi della scuola, c'era sempre qualcuno che, come lui, faceva ridere tutti appena la messa si girava. E perché, mi tolgo quest'ultima curiosità, perché stamattina in conferenza stampa ha detto che l'attore è un po' un crocevia tra un sacerdote e una puttana? Beh, sacerdote, in quanto è risaputo che l'origine del teatro è di natura addirittura religiosa. È una puttana in quanto è a disposizione, in quanto compie spogliarelli continui proprio fino in fondo, quindi più puttana di così non si può essere, bisogna esserlo. Il telegiornale si chiude qui, più tardi ancora informazione in compagnia di Laura Perego con la rassegna stampa completa. Grazie per averci seguito, buona serata. E più tardi.